Io comincio a registrare, sto fra zona equipaggio, fra passeggeri, sono equipaggio anche lì, salgo un po' in area passeggeri, trovo un angolo e comincio a parlare. Passata mezzanotte, qua siamo a Ponte 5, nella parte davanti della nave, forward, prua, la prua della punta. Allora, devo trovare un posto dove parlare di qualche argomento interessante. Innanzitutto registro sempre a quest'ora, per chi mi conosce, su questo canale. Ah, iscriviti a questo canale se non l'hai ancora fatto. Iscriviti, premi il tasto iscriviti, in inglese subscribe. Lascia un commento di che città sei e di che ti occupi nella vita. Non so male, dai, dallo specchio. Ah no, viene la musica. Andiamo. Ah, spero che la musica non mi dia problemi su YouTube. Sta ancora un po' di musicisti. Ancora un po' di musica dal vivo in giro. Registro sempre. Allora, questo è come sono fatto io. Non vedete da qua che sta ancora. Io registro, mi piace registrare sempre e solo a quest'ora tardi di notte. Dopo tanti anni in questa fase della mia vita e sulle navi da crociera, staranno facendo le prove qui in teatro, qua si arriva al teatro. Dopo tanti anni, superato tante fasi, tante esperienze nella vita e tanti cambiamenti nella mia persona e nella mia vita, niente che certe cose non mi piacciono più, non le sopporto più. Per esempio, non mi piace la nave di giorno, non la voglio vedere. L'area passeggeri, vediamo un attimo. Staranno facendo le prove, a quest'ora stanno facendo le prove. Faccio vedere un po' nello sfondo i ballerini, si stanno facendo prove per nuovi ballerini che entrano, ma non lo so, o gli artisti, o forse devono sempre fare prove. Ma dicevo, io non amo andare in giro, non mi piace proprio, mi fa star male, mi deprime, mi sento depresso, è strano andare in giro di giorno, pomeriggio, in zona passeggeri, non la vedo mai. Io sto nell'area equipaggio e fuori i ponti esterni, ponte 7, dove si prende l'aria, dove si passeggia per l'equipaggio, o per i passeggeri anche. Io non vedo la zona passeggeri di giorno, mi dà fastidio, soprattutto però negli ultimi 4-5 anni. Ovviamente se vedi me come ero 20 anni fa, anche 18, 17, 16 anni fa, 15, 14 anni fa, ero un'altra persona. Mi sono trasformato negli anni per dei cambiamenti personali, per delle esperienze incredibili, buone o negative, personali, e dei cambiamenti nella mia vita. Mi sono trasformato negli anni, quindi io nella zona passeggeri non la vedo e non mi piace neanche di pomeriggio o sera, tranne per il lavoro. Se per il lavoro io ci sto nella passeggeri, poi dopo il lavoro più o meno, diciamo di sera, mi piace andare in giro dopo le 8, le 9, dopo le 8 o le 9 di sera, mi piace andare in giro per i saloni. Mi piace di sera, di giorno non mi piace vederlo, soprattutto poi in navigazione, in navigazione. Fino a qualche anno fa
Di giorno mi mettevo in qualche salone quando stavamo nei porti per studiare il pianoforte, dove, là dove era tranquillo, non c'era nessun passeggero in un salone. Io spegnevo la musica di sottofondo, mi mettevo al pianoforte, diciamo, reclutavo, cioè, mettevo la stanza solo per me e mi mettevo a studiare al pianoforte una mezz'ora, un'ora, non troppo, perché poi sennò mi stancavo per la sera. Da quest'anno che ho fatto il primo contratto di 4 mesi dopo la situazione totale del mondiale, non ho studiato una volta, per la prima volta nella mia vita, sulla nave, 4 mesi senza studiare, non volevo vedere la zona passeggeri, questo cambiamento psicologico. Qua su questa nave 2 mesi, quindi ho fatto quest'anno 2022, 4 mesi su una nave piccola, bruttissima, sono stato malissimo, tutto era male su quella nave, quasi tutto, sì, probabilmente tutto era male. E qua su questa nave 2 mesi sta andando molto tutto, quasi tutto bene. Molte cose sono buone. Per la maggior parte è capitato, però. Comunque, io sono così. Io non riesco a fare un solo argomento. Comunque, in questo video, come sono? Io registro sempre solo di notte. Non mi piace andare in giro di giorno, in navigazione. Non mi piace proprio. Non amo, per questo non amo più le navi, perché non mi piace stare in navigazione. È abbastanza ora su di me. Nei porti prima andavo in giro per studiare solo, forse andare a prendere un caffè a qualche bar, quando ero sulla Princess soprattutto. Mentre su navi qua non lo so, quindi quest'anno è andata così. Ora sono così. Adesso andiamo. Che volevo dire? Però da qua, da 2 o 3 anni, diciamo, già dal 2019, 2019, no, diciamolo, ha fatto quest'anno, perché tutto il 2020, per via della pandemia, sono stato chiuso a casa. Tutto il 2021, tranne il gennaio 2020, ero in vacanza in Thailandia. Poi tutto il 2020 sono stato bloccato a casa, fra Napoli e tutta la provincia, no? Diciamo, 2021 uguale, Napoli e provincia. Non sono andato da nessuna parte. Iniziato 2022, e cosa ho fatto 2020 e 2021? Mi sono messo a studiare altri interessi miei da sviluppare come progetti nella vita al di là della musica, quindi non hanno a che fare quasi nulla con la musica. Sono altri interessi, altre passioni, ormai ho queste altre passioni che studio tutti i giorni dalla mattina alla sera. Prende tutto il mio tempo, quindi tutto il 2020 si è forgiata una nuova passione tutto il 2021. E ora cosa succede? Che durante le pause fra un turno e un altro al pianoforte la sera, io non vado neanche più in giro per i saloni, neanche la sera, e sto in cabina a studiare. E dov'è che mi piace solo uscire? Solo dopo aver finito tutti i turni lavorativi, nel caso mio lavorativi al pianoforte, e poi lì sì che vado in giro per i saloni, passeggeri o zona equipaggio a incontrare gente. Prima, dalla mattina fino a che non ho finito di suonare intorno a mezzanotte, io non mi piace andare in giro e vedere, avere a che fare con nessuno, perché sono dedicato a me stesso. Colazione, pranzo e cena è tutto una cosa, un passaggio tecnico. Mangio, vado, studio, faccio le mie cose oppure esco. Qua esco solo a Barcellona in questo giro. Quindi niente, questo video è per dire che io registro solo di notte. Sento un po' in difficoltà quando sto registrando e qualcuno può passare cose. Comunque, questo video, niente, volevo solo dire questa cosa. Veramente stavo iniziando questo video per parlare di un argomento di navi che interessa a chi lavora, a chi vuole lavorare, che sta pensando di lavorare sulle navi. Italiani, per passeggeri no, solo curiosità per passeggeri. Comunque, quindi volevo iniziare questo video coprendo quell'argomento e sono finito invece a parlare perché registro di sera tardi. Allora, quindi è importante questo, perché di giorno purtroppo sì, io faccio vedere le cose vere nei video. Ma mi dispiace, in certo senso è come se mi dispiacesse, perché non vedrete mai i miei video, quindi il mio stile di registrare, come creare questi video
non vedrete mai quello che succede di giorno, veramente, neanche io lo vedo più, quasi, che, quasi come se vivessi in un mondo parallelo, no? Non so cosa succede sopra i ponti, in alto in piscina, non vado più in giro, non vado più in giro, non amo più, perché si è formata una nuova persona nel 2020 e 2021, praticamente io sto come se stessi diviso fra due mondi, le navi e altre cose che voglio fare nella vita. Quindi ecco perché non vedo più molte, molto, non sono molto più partecipe alla vita di Navi. Non è come 15 anni fa, forse stavo di giorno, di mattina, già su in piscina, nei saloni, primo pomeriggio, tardi pomeriggio, stavo sempre in giro per andare a vedere le donne, le belle ragazze in giro, soprattutto sulle navi americane. Stavo con tutti tutto il tempo, io ero con tutti tutto il tempo. Cioè io ero amico di tutti tutto il tempo. Soprattutto i primi anni su Princess Cruise, 2008, 9, 10, 11, 12. Dal 2013 sono cominciato a cambiare. E quindi chiudo qua però.